197 Giovanni Martesani, in questo momento in arrivo e vince proprio lui, Martesani, proprio la sua ultima curva con il numero 239, Ladies and Gentlemen, Verica Sesenna. Sei in gara! Dai, Kevin. Rendiamo la prima. Allora, dai, che sono tutti lì. Io comincio al venga adesso, ormai. Le due ore di adesso e sacco qua. Le due ore nasce per far qui. L'ha fatto un incidente, sarà fatto un incidente. Comandare in questo momento con 26 secondi di vantaggio sul terzo posto per categoria Master 6, Fabrizio Pezzi, con 23 secondi di vantaggio sul Silvia. Per il momento la classifica è riuscito a immagazzinare diversi secondi ai danni degli inseguitori, quindi addirittura una Sesenna che è a 1,23 di vantaggio su Ferrati con un dislivello giro di circa 150 metri sui pendii naturali del Parco delle Colombare. Salite di vario genere, pendenze, discese. Corsa in arrivo in questo momento perché la moto. Testa della corsa in arrivo, andiamo a vedere se si andranno a confermare quelle che sono le posizioni del primo giro per quanto riguarda gli F4, sì, perché Mirko Malducci della Tondi Sport è sempre saldamente in testa, gira questa volta in 15.02, quindi rallenta un po' la sua corsa, aveva girato in 11.31 nel giro precedente Mirko Malducci. Dicevo, grande protagonista già in Italia Bike Cup nella stagione 2023, ha tutte le serie intenzioni di andare a riconfermare il suo buono stato di forma anche in questo 2024 e inizia a farlo quest'oggi proprio qui da Verona. Veramente riesce a imprimere un vantaggio in arrivo alcuni atleti e ora andremo a vedere quali sono le situazioni e i distacchi. È sempre Simone Colombo in seconda posizione, però aumenta il vantaggio di Balducci di un minuto e di KTM Protec Electro System Team, di cui avremo modo di parlare lungamente anche domani. Ti presento dai Iban al completo di grandissimi atleti. Dai Ivan, dai Pintarelli va a guadagnare una posizione. Team DSR 1,27 dalla testa della corsa, seguito da Omar Codenotti. Pintarelli Codenotti a 7 secondi e 7 di distacco l'uno dall'altro. Ed è la categoria M5 questa volta a transitare Ivan Testa della VAM Race ASD, che completa il suo giro numero 2. Ha girato in 15.56. Grande azione anche quella di Van Testa della categoria M5, che comunque è quinto assoluto, quindi riesce ad andare a prendersi un sacco di posizioni.
in questo momento per la categoria Master 4 Riccardo Fossian Fabri, team Essere. Ecco il secondo della categoria Master 5, Thomas Piazza, con un ritardo di 58 secondi su Ivan Testa. Con il numero 33 Rudy Zanussi è settimo nella categoria Master 4, l'atleta del team Ottavio Bottecchia, che viene seguito da Marco Rodolico del Dream Team e da Stefano Zanutti, ci riporta colori della Valchiarò, in nona posizione in questo momento. Conclude il pedale gemonese. Atleti in arrivo in questo momento a transitare sotto la finish line, mentre è esposto il meno 3, questa volta era Massimo Moncalvo della Speedy Bike. E attenzione, perché abbiamo il primo della categoria Master 6, il portacolori della SD Team RP, Fabrizio Pezzi. Primo tra i Master 6, Fabrizio Pezzi. Dai, 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 dai. Per i Master 5, Testa, Piazza. Emiliano Ballardini in quarta, Fis in quinta posizione. Con il numero 103 del dai, 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 ce la fai, dai, vai. 28 i suoi secondi di ritardo su Victor Paris, che lo precede. Poi c'è Marco Bovino, transita Amedeo Silvio Olovrap per la categoria Master 6 in seconda posizione a un minuto. E dai, Carlo! Di ritardo su Fabrizio Pezzi, ah, no, che veramente ha innescato una marcia incredibile. Il terzo dei Master 6, Mauro Scagliarini, a 14 secondi di ritardo su Olovrap. Gli hanno detto tu, Carlo, invece sei tu, dai, più forte tu, vai! Ale Angelo, dai Angelo. Giovanni Gasparetto della T-Team, il passaggio in questo momento, ma avviamo ora Luca Carli della Roccia Team. Dai Carlo, dai, dai, dai. Bravo, dai, bravissimo, vai, 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 sali su. Giovanni Bartesaghi, primo, categoria MSM MTB, Taika, 12 secondi di ritardo. La top 10 della categoria M5 è chiusa da Angelo Riccardi della BC Time Racing Team, che ha 5 secondi di ritardo su Adriano Varesco dell'Unione Sportiva Litegosa e Zuccolini, racchiusi in 2 minuti e mezzo, quindi distanze estremamente dilatate per i nostri atleti. Mentre Master 7, Bartesaghi bianco, e siamo in attesa di capire chi sarà a completare la top 10. Per la categoria M7 guadagna qualcosa. E quindi categoria M4, Mirko Balducci, Simone Colombo, Ivan Pintarelli, Omar Codenotti, Riccardo Poggiali, le prime 5 posizioni.
categoria Master 5, Ivan Testa, Thomas Piazza, Alessandro Piermarteri, Emiliano Ballardini e Victor Paris e Roberto Ambrosi. Il transito in questo momento di Riccardo Zanotto del team 2020. Dai Pede! Bravo Pede, dai, vai, vai, vai! Sono le nostre ladies! Dai Pede, vai, vai! Dai, dai! La sua prima tornata, 3 di vantaggio ai danni di Karin Tosato, il suo giro numero 2. Quindi ancora un giro. Gli atleti non mollano. Al 7 più e le categorie femminili. Però l'anno scorso è più pericoloso. Forza, 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 no, non si molla, non si molla. Continua, continua la pedalata, affaticata dei nostri atleti. Eccole lei, sì sì sì, lei col casco giallo, Federica, eccola col casco giallo, dai dai Fede, dai Fede, dai Fede, dai 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 dai, eccola là. Lui non è ancora il suo momento, arriverà. Per vedere la vittoria e andiamo a vedere se sarà. Questa volta è proprio lei, la vediamo spuntare. Scende una tutta la bici, pronta ora quella che è la sua ultima curva con il numero 239, ladies and gentlemen, Verica Sesenna. È l'arrivo della testa della corsa, ci sempre Balducci. Di Balducci, poi. E la tutta sua per l'atleta della Tony Sport, lo salutiamo, Vito Balducci! Bravo! Finisce sempre il suo numero, devo dire, vedevamo anche Simone Colombo, terzo classificato, e oggi va la testa! Master 6! Master 5! Perché Master 6?